Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Sono Stefania del futuro per dirvi che oggi vi farò vedere la seconda parte del video haul per quanto riguarda Colourpop. Non mi dilungo in altre cose perché sennò diventa lungo anche questo, quindi devo ritagliare, fare, dire, cucinare. Non c'è bisogno, io vi mando al video di Colourpop e ovviamente controllate bene cosa ho acquistato e se volete qualche cosa di particolare sul mio canale. Vi aspetto nei commenti. Andate a vedere Stefania del passato. Noi ci vediamo dopo. Quando ho visto questo prodotto, sinceramente sono andata indietro con la mente, perché questo è il packaging, ve lo faccio vedere da vicino. Guardate qua che carino. E questo io lo utilizzavo quando andavo a scuola, perché era l'unica cosa che mio padre mi faceva mettere. Ed era questo, cioè guardate, questo così. Ed era quello con le sfere, vedete? Quindi quando l'ho visto l'ho voluto prendere e c'erano vari gusti perché si sentiva proprio il gusto. Adesso vi dico che colore è. È vaniglia sundae, quindi vaniglia. Non l'ho ancora provato, non lo provo perché c'ho il rossetto ed ero molto molto curiosa di provarlo, sinceramente, perché se mi piace poi prenderò altri gusti. Io ho preso vaniglia perché, tra virgolette, avevo paura nel prendere altre profumazioni, se poi non mi piacciono. Io poi non riesco a metterle sulle labbra e quindi ho voluto prendere questo. Quello che avevo io era tipo un rosa chiaro e aveva un gusto pazzesco, era bellissimo, proprio ti faceva quelle labbra lucide. Perché voi avete una generazione, la mia generazione, mio papà mi faceva mettere solo il gloss, sarebbe una specie di gloss per andare a scuola. Io se no mi lavavo la faccia. Tanto per comunque. E mi piaceva tantissimo perché poi mia mamma me lo comprava al mercato in vari gusti, ma quello che preferivo di più era uno e lei mi comprava sempre ed esclusivamente quello ed era sempre con la sfera, proprio così, con la sfera e io lo adoravo, una cosa incredibile, mi piaceva tantissimo perché poi non mettevo solo quello e via. Bello. Sono andata indietro nel tempo. Poi ho preso questo. Vi faccio vedere la confezione che è molto molto bella, veramente molto molto bella. Cioè, guardate qua che confezione. E questo è un face milk ed è un coconut face milk, quindi è un latte per il viso. E mi sono scritta a che cosa serve. Allora, applicare 2-3 gocce sul palmo della mano, riscaldare tra le mani ovviamente e premere delicatamente sulla pelle, utilizzando a seconda la necessità. Quindi dovete fare due pampe, lo mettete sulle mani, riscaldate e poi tamponate sul vostro viso e dicono che fa bene diciamo, a rivitalizzare il viso. Quindi lo possiamo provare anche nel video. Per vedere com'è realmente questo prodotto. Poi ho preso tre blush, questi erano in edizione limitata e l'ho voluti prendere perché mi sono piaciuti e li ho presi anche abbinati alle palettine. Questa è la prima palettina che vi avevo fatto vedere ed è un pressed powder blush, scusate, ed è Night Bloom. Ed è associato tra virgolette alla palettina, quindi avevo intenzione di utilizzare la palettina con il blush abbinato. Questo è il pack con questo fiore, ma non è in rilievo. Questo è lo specchio e questo vi presento il blush. Un blush bellissimo, mi fa anche un po' paura strofinare il dito. Questo è un malva. E questo è il colore, non so se si vede qua. Comunque è una specie di malva, ma chiaro, 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 chiaro. Non so se si vede però, è qua.
è che ho la felpa bianca e ho paura che si sporca. Dice, ma che te frega, gli lavo io le cose. Questo video non voglio che duri così tanto. Cioè, questo è il colore, vedete? Dove lo metto? E questo è lo swatch. Vabbè, tanto li vedete poi quando li utilizzo sul viso. Poi, questo è uguale alla palettina che vi ho fatto vedere sempre poco fa e si chiama Color Pop Pressed Powder nella colorazione Secret Crush. Ed è questa, il pack uguale alla palette, bellissimo, stupendo. E questa è la colorazione. Anche questo possiede uno specchio, vedete? Possiede uno specchio e questa è la colorazione. Se non mi sbaglio era questo quello più pigmentato di tutti. Il colore è questo ed è un altro rosa, però leggermente più scuro dell'altro. Io sto facendo swatch bruttissimi, sinceramente, e perché non ho spazio dove farli. Ed è questo, è leggermente più rosa dell'altro, sì, un po' più rosa. E l'ultimo che vi faccio vedere è quello più bello di tutti ed è quello di Mulan. Questo era quello che mi piaceva di più. Io ho scelto quelli che mi piacevano, oltre che erano scontati. E questo si chiama Matchmaker o Matchmaker. Bellissime, cioè i pack sono strepitosi. I pack di Colourpop sono una cosa bellissima. Mulan. E questo è un color biscotto. Ed è questo con questo fiore. E io ho scelto proprio questo colore qua perché spesso mi capita di fare dei make-up un po' più semplici e un po' più neutri e mi serve proprio questo tipo di colore. Ed è una specie di marroncino, l'ho messo qua e questo è il colore. È bellissimo, veramente. Io l'ho visto in questa ragazza che nel video di questa ragazza che si truccava ed è veramente fantastico, bellissimo. Poi, per finire, vi faccio vedere la palettina per cui ho fatto l'ordine. Era bellissima. Quando l'ho vista mi sono veramente gli occhi ce l'avevo a cuoricino. Volevo prendere anche quella che è uscita per quanto riguarda Bambi, ma sinceramente non mi sono piaciuti alcuni prodotti, quindi non l'ho voluta prendere, perché mi sto limitando ovviamente ad acquistare perché voglio prendere qualcosa che veramente mi piace e che so che utilizzerò. Io credo che possiamo fare anche un minuto di silenzio perché vi sto facendo vedere questa palettina. Cioè, ma è dolcissimo, cioè, ma vi rendete conto che è carino? Cioè, è bellissimo. Un pack strepitoso, cioè guardate qua. Cioè è bellissimo, ma bellissimo, il pack è bellissimo, cioè io non lo posso buttare, credetemi. Anche se ci posso, cioè io ci metto tutta la volontà possibile e immaginabile, io non lo posso buttare il pack. Questa è la palettina. Volete vedere gli ombretti? Allora, prima di tutto lo specchio e c'è anche il disegnino qua dell'omino. E vi ho detto tutto. E questi sono i colori. Io sto sentendo. Bellissimo. Cioè, stupenda. Questa non la swatcho perché mi dovete commentare sotto se volete un video proprio con questi prodotti. Bellissima. È stupenda, veramente stupenda. Mi sono innamorata di questa palettina. Poi con i verdi. Mi sto anche intrufolando per quanto riguarda queste colorazioni, quindi non potevo non acquistarle. Bene, allora, queste sono tutte le palette che vi ho fatto vedere, che ho comprato. Sono bellissime, veramente, credetemi, al tatto e glitter, sono una cosa eccezionale. Scrivetemi nei commenti quale di queste palettine volete vedere? E io ovviamente farò un make-up direttamente con quella palettina. Poi seguitemi anche su Instagram perché in questi giorni vi metterò le foto di varie palettine
E così decidete voi che make-up fare. Vi farò per quanto riguarda il viso, quindi fondotinte, cipria, correttore, blush, terra, eccetera, eccetera, fino ad arrivare agli occhi e alle labbra. Quindi deciderete voi il mio make-up. Vi metterò alcune foto e voi deciderete. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io e Colourpop vi salutiamo. Ditemi se vi sono piaciuti i miei acquisti. Ovviamente fatemelo capire con un like. E niente, che dirvi, a me sono piaciute, la pigmentazione pure. Ovviamente dobbiamo anche provare queste, quindi se volete una comparazione con quelle della Denona, lasciatemi sempre un commentino qua sotto perché l'unico modo, per interagire io con voi e voi con me, sono i commenti. Quindi scrivete i commenti e io, farò il video che voi volete. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, sfollicciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!